Buonasera, la Puglia nel pallone, bentornati all'appuntamento del giovedì sera, di ogni giovedì sera, anche quest'oggi per parlare di Serie D, per parlare di tutto quello che è successo nel campionato di Serie D in questo 27 maggio. Si è giocato un solo recupero ieri, quello tra Brindisi e Sorrento, mentre nei piani alti il Taranto è a 7 punti dalla promozione in Serie C. Insomma, un campionato che ormai non è nel vivo, è praticamente agli sgoccioli. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggio, il giornalista di tutto Calcio Puglia, Corriere dello Sport e ovviamente Antenna Sud 85, Vito Di Noi. Ciao Vito. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti. In regia Gianfranco Merillo e noi partiamo subito con i nostri temi. Vito, se mi fai una panoramica velocissima dell'ultima giornata, perché poi abbiamo già il primo ospite collegato, andremo subito a Molfetta da uno di quelli che sicuramente si è rivelato come tra gli allenatori rivelazione di questa stagione. Beh, per quanto riguarda la panoramica, sicuramente la lotta al vertice ormai si è circoscritta a Taranto e Picerno, anche da un punto di vista matematico, nonostante l'Andria abbia ancora una minima possibilità addirittura di centrare il primo posto, ma si tratta appunto di un evento abbastanza improbabile, altamente improbabile. Zona playoff si è infiammata con Bitonto, Nardò, Casarano, Lavello che ci proveranno fino alla fine, e poi per concludere abbiamo la questione relativa alla salvezza con il pareggio del Brindisi ieri a Sorrento, che sicuramente dà una nuova impostazione a quella che è la lotta salvezza che appunto si è infiammata, considerando le tante squadre coinvolte. Sì, diciamo che adesso il Brindisi può tranquillamente puntare su se stesso, nel senso che è uscito fuori per il momento dalla zona retrocessione. Buonasera mister Renato Bartoli, allenatore del Molfetta, una delle sorprese di quest'anno il Molfetta. Ciao mister. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora mister, dicevamo, al di là, poi parleremo anche della partita di domenica, tra l'altro è stata una partita comunque, almeno dal punto di vista dello spettacolo, molto bella, credo che le sia piaciuta meno per il risultato. Andando a vedere nel complesso questo campionato, sicuramente un Molfetta che è una delle sorprese di questo campionato, se non la sorpresa, una matricola che di matricola non ha avuto nulla. Abbiamo fatto un ottimo campionato, calcolando che già da tre giornate abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, dove all'inizio dell'anno eravamo la condannata a retrocedere per gli addetti ai lavori, perché comunque abbiamo tanti ragazzi che la Serie D non l'hanno mai fatta, è che è il primo anno. E per fortuna siamo riusciti a prendere, magari a stagione in corsa, l'unico calciatore diciamo di nome che comunque queste categorie le ha fatte, e per fortuna è andata bene, perché avevamo un jolly importante da giocarci e insieme al direttore l'abbiamo giocato bene, prendendo Strambelli che ci ha dato tantissimo. Quindi siamo molto soddisfatti per il percorso fatto, e sono già due partite dove comunque sto dando la possibilità anche a chi ha giocato meno finora, perché è giusto che tutti si facciano notare, ed è giusto sia io come tecnico e sia la società che analizza dal primo all'ultimo tesserato fino all'ultima giornata chi eventualmente potrebbe fare il caso del Molfetta, al caso magari di altro per il futuro. Vito. Mister, buonasera. Il vostro è un percorso che è partito già dal campionato di eccellenza, quindi fondamentalmente... Scusami Vito, ma ti sento male. Ok, mi sente ora, mister? Mi sente? Ora sì. Ok, dicevo, il vostro è un percorso che è iniziato dal campionato di eccellenza vinto. In Serie D avete fatto molto bene, nel senso che il Molfetta non è mai stato coinvolto nel discorso retrocessione in prima persona. Secondo lei sono state gettate le basi per un futuro anche un po' più ambizioso già a partire dal prossimo anno? Senti, è sicuramente un percorso iniziato dall'anno scorso, dove comunque siamo riusciti anche l'anno scorso, nonostante non siamo partiti per vincere, ma anche l'anno scorso con un budget comunque ridotto rispetto agli altri siamo riusciti a vincerlo, e abbiamo tenuto una base importante per quest'anno. Ecco perché dicevo prima, ci sono comunque tanti calciatori che la Serie D non l'avevano mai fatta, però questo diciamo mi ha agevolato il lavoro sotto l'aspetto del gruppo,
perché tenendo una base il gruppo è stato sempre unito e ha raggiunto l'obiettivo in anticipo. Per quanto riguarda il futuro, abbiamo già fatto una chiacchierata con la società, c'è diciamo un accordo d'intesa, manca ancora il nero su bianco, però a prescindere comunque si sta già lavorando e si sta già osservando per il futuro. Mister, un aggettivo per descrivere il suo Molfetta? Il mio Molfetta è una squadra che non molla mai, è una squadra che sicuramente non affronta le gare per non perderle, ma per vincerle, per fare un gol in più degli avversari. E infatti il nostro dato porta questo, perché siamo il terzo miglior attacco e siamo la terza o la quart'ultima peggior difesa. Noi giochiamo le partite a viso aperto. E il mio modo di vedere il calcio è un calcio comunque offensivo, è sempre pensato per creare azioni da gol e per fare un gol in più degli altri. Mister, domenica c'è Molfetta-Andria, non è una partita come le altre, è un derby molto, molto sentito lì dalle vostre parti. Poi, tra l'altro, se non ricordo male, lei ha perso una semifinale playoff in eccellenza contro l'Andria. Naturalmente erano altri tempi, però comunque c'è anche una sorta di voglia di riscatto, di rivalsa in merito. Ah, noi sicuramente fino all'ultima gara faremo il massimo, anche se non vi nascondo, come vi ho già detto, che sono comunque già 2 o 3 gare dove sto dando la possibilità a tutti di giocare, di dimostrare. E domenica ho rimesso per la quarta volta un ragazzo del 2003 che quest'anno era con la nostra Under 18 e che sono andato a vederlo a Cerignola, in Cerignola Molfetta Under 18 in una gara. Il ragazzo è entrato l'ultimo quarto d'ora, mi ha fatto vedere delle qualità tecniche importanti, da allora l'ho premiato, l'ho portato sempre con me con la prima squadra ed è la quinta partita che fa. Domenica ha fatto anche gol a Nardò, è un 2003 interessante, come stiamo vedendo anche altri Massarelli, no? ragazzi che hanno meno, quindi da qui alla fine sarà questo. Poi, se viene anche il risultato, bene, altrimenti è giusto dare la possibilità e vedere anche per il futuro. Vito diceva il nome. È Massarelli, no? Sì, è Massarelli. Ok. Sì, io l'ho visto a Molfetta Taranto, una buona impressione, veramente una buona impressione, un calciatore, un brevilinio, molto, molto abile anche, tecnicamente molto valido, quindi concordo con l'analisi fatta dal mister. Grazie mister, buona serata e insomma ci rivediamo presto perché abbiamo capito che il futuro a Molfetta è ancora con lei. Vediamo, grazie mille a voi. Ciao Grazie mister, mister, buonasera. buon Allora, intanto una comunicazione di servizio per la regia, andiamo subito a contattare Vittorio Triarico del Bitonto, così manteniamo viva l'ora. Vito, oggi ribaltiamo un po' tutto, partiamo dalla zona playoff, poi dopo passiamo a tutto il resto, sia la zona alta. Zona playoff, al momento Bitonto ha vinto a Casarano 3-0, Casarano che poi ha cambiato allenatore, arriva, torna Feola, va via Orlandi. Partiamo da una cosa, cioè partiamo da questo, dal Bitonto che dopo tanto tempo oggi è in zona playoff. Forse adesso è la favorita tra queste. Guarda, io anche in questi studi ho spesso sottolineato quella che era stata la trasformazione del Bitonto di Valeriano Loseto, il cui lavoro è sotto gli occhi di tutti, è un tecnico che ha completamente cambiato impronta a questa squadra. Sicuramente le difficoltà iniziali hanno di gran lunga ridimensionato quelle che erano le ambizioni del Bitonto, quantomeno a inizio anno, però adesso la squadra è in zona playoff. Non so se esistano effettivamente delle possibilità eventualmente di ripescaggio per il Bitonto, anche perché con la questione dell'illecito sportivo non so se effettivamente il Bitonto possa essere ripescato, quindi in sintesi la Serie C dovrà conquistarsela sul campo negli anni futuri. Però secondo me il Bitonto ha fatto qualcosa di veramente importante, perché non era semplice pagare lo scotto di questa Partire retrocessione. in ritardo. Partire in ritardo, cambiare allenatore in corso d'opera e adesso è la squadra, secondo me, che gioca meglio dopo la Pide Lisandria. C'è questo Andrea Bitonto che è un testa a testa importante anche dal punto di vista estetico, perché sono due squadre che giocano molto bene a calcio e che ultimamente concretizzano tantissimo. Vittorio Triarico, buonasera. Ben trovato soprattutto. Buonasera a tutti. Ciao Vittorio, buonasera. Allora, Vittorio, che ci fa un calciatore con le qualità di Vittorio Triarico in Serie D?
prima domanda da chi ti ha conosciuto tra i professionisti. Sicuramente mi sono trovato in una categoria che è molto competitiva. Non pensavo fosse così difficile, invece mi sto misurando in un campionato dove ci vuole veramente tanto agonismo, tanta qualità, perché è veramente un girone difficile. Sinceramente, tra la C e la D non vedo tutta questa grande differenza, specialmente Soprattutto a determinati nel nostro livelli, quindi girone. certo. Vittorio, questo Bitonto che noi dicevamo prima è la squadra del momento, nel senso che oggi avete dimostrato di, andando a vincere 3-0a Casarano, di poter veramente essere la squadra del momento. Sì, sicuramente quest'anno è stata un'annata molto complicata, fatta di tante problematiche, però adesso abbiamo trovato una quadratura, abbiamo trovato sicuramente degli stimoli importanti che ci stanno dando anche dei risultati importanti. Adesso non dobbiamo fermarci e cercare di ottenere i playoff e vincerli. Vito. Ciao Vittorio, buonasera. Quello Ciao, su buonasera. cui vorrei, insomma, focalizzarmi riguarda un po' il cambio di passo che il Bitonto ha avuto, soprattutto in quest'ultimo periodo, quando i playoff magari erano leggermente distanti e bisognava accelerare per tornare in corsa. Lo avete fatto molto bene, quindi secondo il mio punto di vista la vittoria di Casarano rappresenta un po' l'apice di quello che avevate costruito dall'arrivo di Loseto ad oggi. Sì, sicuramente l'obiettivo di inizio campionato erano altri, erano di lottare per vincere il campionato con Picerno, Taranto e altre squadre blasonate che c'erano. Purtroppo per vari problemi questo non è potuto succedere, però sappiamo che adesso la nostra vittoria del campionato saranno i playoff, quindi dobbiamo cercare di raggiungerli e vincerli. Vabbè, è stata una rincorsa per tutto il campionato. Adesso che siamo arrivati ai playoff, vogliamo tenerceli stretti e cercare di giocarceli. Secondo te cosa ha fatto la differenza in quest'ultima parte di stagione? Che poi non è proprio l'ultima parte di stagione, perché siete ripartiti alla grande ormai da mesi. Guarda, sicuramente dentro di noi c'è più consapevolezza e ci siamo tolti un po' di ansie che avevamo all'inizio, perché quando devi giocare ogni partita per vincere non è mai facile, poi dovevi recuperare tante partite. È stato un campionato un po' strano, a dire la verità, però adesso da un mese a questa parte che abbiamo trovato continuità e soprattutto risultati, tante giocate che prima non venivano, oppure tanta sicurezza che prima non c'era, adesso sta venendo fuori. Vittorio, temete di più il Gravina che necessariamente dovrà ottenere i punti per conquistarsi la salvezza o il Nardò che come voi lotta per i playoff? Sono tutte partite difficilissime. Io ho potuto constatare in questo campionato che ogni partita è difficile. Noi abbiamo fatto due sconfitte con la Puteolana che si trova lì sotto, ma secondo me è un'ottima squadra. Quindi questo ci insegna che ogni partita è difficile. Adesso dobbiamo cercare di affrontare partita dopo partita. E adesso ci tocca il Gravina e dobbiamo cercare di affrontarla con la massima determinazione perché sarà una gara difficilissima. Quanti punti servono per andare sicuro ai playoff, secondo te, su 3 partite? Penso almeno due vittorie. Almeno 6, sì. Grazie Vittorio e buona serata. Grazie davvero. Grazie, grazie anche a voi, buona serata. Grazie Vittorio, Arrivederci. ciao. Ciao Vittorio. Insomma, Borsino playoff, facciamo così. C'è No, Bidon, poi c'è Bidonto Nardò, tra l'altro. C'è Nardò Bidonto. sono d'accordo che ne siano sufficienti 6, perché è vero che la matematica dice che Aspetta, ne servono 9. ne sono sufficienti 6 a loro. Oggi Esatto. al Nardone servirebbero 9. Esatto, però perché appunto ci sono una serie di scontri diretti, quindi Sì. chi vince una partita irrimediabilmente costringe l'altra a perdere punti. Quindi sì, è un cammino playoff importantissimo quello che si sta delineando e soprattutto coinvolge tante squadre, anche lo stesso Cerignola al momento potrebbe ancora sperare perché è vero sì che ha 5 punti di ritardo, però comunque mancano 3 partite. E il Cerignola non regala nulla a nessuno, lo si è visto contro il Gravina, lo si è visto contro l'Aversa, anche contro il Brindisi aveva Aveva quasi strappato un pareggiato a, sì, pareggio. al 2 minuti dalla fine. Quindi il Cerignola potrebbe poi essere anche un po' la protagonista della lotta al vertice, considerando che alla penultima c'è Taranto Cerignola e considerando che qualche settimana fa il Cerignola aveva battuto 4-1 il Sì, Picerno certo. nell'unica sconfitta di palo al Sì. timone del Picerno. Sì. Per te Borsino playoff al momento favorito del Bitonto per quello che sta facendo. Io vedo anche il Nardò ancora vivo, eh.
devo dire. Tra poco, a proposito, chiedo alla regia di andare a Nardò da Leo Granato. Se parliamo chiaramente di Borsino, inteso in termini di chi si qualificherà, sicuramente Bitonto, ma anche lo stesso Nardò potrebbero ancora dire la loro. Se mi parli di favorite, consideriamo che ai playoff ci sarà una tra Taranto e Picerno. Quindi già lì comunque cambia. No, 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 ma io ti parlo di chi può arrivarci. Ok. Cioè della favorita dando per quell'ultimo. Scontato, che io penso che Andrea e Lavello ci siano. Lavello no, il Lavello non c'è ancora in realtà, perché comunque anche perché lo scontro diretto con Nardò domenica. Insomma, ce ne sono diverse partite che potrebbero ancora causare problemi alla squadra di Zeman, però se mi parli di chi ci può arrivare quasi certamente ti dico Andrea e Bitonto in questo momento. Poi tu vedi Bitonto messo meglio anche del Lavello nonostante i punti. Credo di sì. Anche no, io sono solo d'accordo. Anche per se quello poi che a pari punti andrebbe, farebbe festa il Lavello, perché il Lavello ha gli scontri diretti col Bitonto. Ricordiamo anche come funziona il regolamento. Per quanto riguarda i playoff vale la classifica. Poi ricordiamolo per tutto, esatto. Perché c'è lo spareggio in caso di pari punti per no, la promozione. Perché mi giungono in media 5-6 messaggi a settimana in cui mi dice ma se Taranto e Piceno arrivano a pari punti, il Piceno ha lo scontro diretto, non è così. Partiamo dai playoff. Allora, i playoff funzionano naturalmente. Comunicazione per la regia, mi dice Leo Granato di dargli ancora un minutino. Un minuto in cui spieghiamo intanto certo. Il regolamento. Dalla seconda alla quinta, partite secche, seconda, quinta, terza, quarta. Chiaramente in caso di parità si andrebbe supplementari e poi passerebbe il turno chi invece si è qualificata meglio nel corso del campionato. Sì. Caso invece esequo, chiaramente Bitonto, Lavello, Nardò arrivano tutti a pari punti, si valuta la classifica avulsa tra le squadre e si qualificano ai playoff le due squadre che in classifica avulsa sono messe meglio. Se poi i pari punti riguardano chiaramente due compagini, soltanto due compagini, in tal caso valgono gli scontri diretti, eventualmente i gol fatti, quelli subiti, la differenza reti. E poi c'è il sorteggio, ma quella certo, è l'ipotesi certo. Più clamorosa. Discorso differente per quanto riguarda i verdetti diretti, quindi quelli riguardanti la promozione e la retrocessione. In tal caso, in caso di pari punti, c'è lo spareggio. Spareggio su sia per la promozione che per la retrocessione. Quindi se due squadre arrivano al penultimo posto, perché sentivo parlare anche di Brindisi, Portici... pari punti, lo scontro diretto perché c'è ancora lo scontro diretto da giocare. Il Brindisi all'andata lo ha perso lo scontro diretto, quindi si temeva che magari no, arrivando a pari punti il Brindisi potesse pagare pegno e retrocedere in eccellenza. In realtà non è così. Se dovesse Brindisi, Portici o chi per loro arrivare a pari punti, c'è lo scontro, c'è appunto questo spareggio che si disputerebbe poi a metà strada tra le due piazze e constaterebbe di 90 minuti di gioco supplementare ed eventualmente calci di rigore alla pari anche in quel caso pari, senza sì. Che nessuno abbia alcun vantaggio. Tra l'altro probabilmente questi scontri diretti si giocheranno col pubblico, perché c'è anche una società, visto che stavamo parlando del Nardò, che ha già aperto la prevendita per la biglietteria. Insomma, questa è un'altra bella notizia. Ricordiamo come funziona: non più di 1000 spettatori fino a un massimo del 25%. Sì, mi stavo perdendo sul 25 perché quando si riaprì l'altra volta era il 10, mi pare. Poi qualcosa del genere, fu diciamo sistemato in corsa. Quindi il 10%, ma non più di 1000 spettatori. Al Nardone dovrebbero entrare, se ricordo bene, 375, qualcosa del genere. Adesso poi lo vediamo con calma. E il Nardò ha già messo in vendita i biglietti per l'altra domenica, perché c'è proprio voglia di far andare la gente allo stadio. Questo anche può essere un altro tema. E ricordiamo anche un'altra cosa: un conto è giocare in uno stadio che ha 2000 posti e il 25% sono 300-400 spettatori, un conto è giocare davanti a 1000 spettatori altrove. Mi viene in mente, credo che gli unici stadi in questo girone che possono avere i 1000 spettatori sono Taranto e Brindisi. Taranto-Brindisi c'è anche Andria. Andria Casarano. Forse. E probabilmente anche Casarano, forse sì, probabilmente anche Casarano, perché certo il 25% Casarano sarà più grande di 4000 posti. Sì, beh, sicuramente qualcosa di positivo, perché quantomeno assaporiamo qualcosa che si avvicina alla realtà, anche se non è ancora la realtà del modo in cui siamo abituati a vederla. È chiaro che
potremmo magari, non so, se il Taranto dovesse poi riuscire ad arrivare alla gara col Cerignola in una situazione di classifica importante, chiaramente avere 1000 spettatori a supporto andrebbe in un certo senso a, ad alimentare ancora di più la voglia di Serie C della piazza Ionica. Lo ha fatto già il Nardò, sicuramente sulla falsa riga lo faranno anche altre società nel brevissimo, anche perché poi dal 1° giugno da regolamento è assolutamente lecito poterlo fare. Sì, assolutamente, stiamo cercando di, abbiamo forse qualche problemino con, nel contattare Granado, chiedo alla regia di contattarlo magari al telefono oppure di vedere come riusciamo poi a entrare in contatto con Leo in maniera da poterlo avere. Tra l'altro è un giocatore che è stato un po' sfortunato quest'anno, perché... Ma secondo me è stato sfortunato già da qualche tempo, perché comunque anche a Brindisi, a Gravina ha fatto molto bene. A Nardò ha trovato la sua dimensione, poteva fare anche di più, però poi sai, una serie di infortuni, problematiche varie, hanno in un certo senso poi circoscritto un po' la voglia di riemergere, di riaffermarsi ad altissimi livelli da parte di questo calciatore, che a me personalmente piace anche veramente tanto. Anche è un calciatore che magari non è ancora pronto per il salto in Serie C, però potrebbe arrivarci tranquillamente attraverso una stagione costante, non tanto in termini di reti quanto in termini di prestazioni. È stato un po' altalenante, ma ripeto, le problematiche purtroppo ci sono dappertutto, quindi può assolutamente capitare. Sì, assolutamente, anche perché insomma si è anche trovato in una squadra che secondo me ha sempre fatto piuttosto bene. Quante possibilità dai al Nardò di arrivare ai playoff? Deve vincerle, secondo me, tutte. Sì, ma secondo me non dico poche, perché comunque vincendo con la Velle Bitonto darebbe un segnale importantissimo, però non è semplice. Se vince col Bitonto lo agguanta, tra l'altro, sì, no? Perché sono 3 punti di distacco. Però non è semplice, nel senso che forse è un po' il Nardò è la squadra che parte meno favorita delle altre. Però sicuramente può dire la sua, su questo ne sono abbastanza convinto. In termini percentuali, dovessi fare in questo momento, dovessi redigere una percentuale delle 4 squadre coinvolte, darei un buon 50%, anche 60% alla Velle Bitonto, qualcosina in meno al Nardò sui 35-40%, e poi il Cerignola sicuramente è la squadra che farebbe un po' l'exploit raggiungendo i playoff, anche se la vedo molto difficile per i gialloblu. Quindi in questo momento il Nardò è la squadra che potrebbe centrare un traguardo importante, ma ripeto, lo dissi anche settimana scorsa, se non ci dovesse riuscire, comunque quella del Nardò è stata una stagione importante, perché venivano da una retrocessione e l'hanno assolutamente archiviata nel migliore dei modi. Sì, allora, restiamo sull'aspetto legato sempre, sto cercando di capire, mi dovrete scusare, ma sto cercando di capire se riusciamo ad avere Granado o meno, e nel frattempo sto anche sentendo su WhatsApp il ragazzo per capire quale sia il problema e come mai non riusciamo a metterci in contatto. Allora, la regia, Leo mi dice alla regia di richiamarlo, provateci prima al telefono eventualmente e poi magari su Skype, in maniera da vedere se riusciamo ad avere Granado. Taranto Bicerno, 7 punti, volatone finale. Sì, ormai è vietato i deboli di cuore. Però magari ne parliamo dopo, perché vedo il nostro ospite. Ce l'abbiamo, perfetto. Quindi, ecco, sì, l'abbiamo inseguito. Buonasera, Leo. Ciao a tutti. Adesso non lo sento. Buonasera, mi senti? Non so se è un problema nostro in studio, se è... Buonasera. Okay. Eccolo. Buonasera, ciao Leo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Allora, intanto va meglio, un po' di continuità, quantomeno a gara in corso, l'hai trovata dopo, dicevamo prima, una stagione sfortunata, parlavamo con Vito, però per un attaccante sicuramente che rimane tra i migliori di questa categoria. Purtroppo ho sofferto abbastanza con l'infortunio all'inizio di questa stagione, che un po' mi ha condizionato, perché non è mai facile entrare a gara in corso, poi soprattutto l'attaccante che ha bisogno di fiducia, non è mai facile, però comunque sto cercando di, cioè sempre che entro, che vengo chiamato in causa, di dare il mio contributo alla squadra, sempre pensando sempre all'obiettivo della squadra. E poi a livello personale ancora non sono riuscito
trovare la gioia del gol, però sono contento, c'è cioè uno che capisce di calcio, sa vedere quello che sto dando alla squadra anche da subentrato, quelli pochi minuti che sono, a volte un po' di più, però l'importante è che do il mio contributo alla squadra sempre che vengo chiamato in causa. Ciao Leo, buonasera. Avete un calendario da brividi, Lavello, Bitonto e Cerignola. Se il Nardò dovesse centrare playoff, sicuramente lo farebbe avendo la meglio su squadre organizzate che sono state organizzate per fare campionati importanti. Voi però non siete stati da meno in questa stagione. Ciao Vito, sì, sicuramente, loro, cioè come sono attrezzati loro, organizzati loro, ci siamo anche noi che arriviamo a questo momento a giocare il playoff con queste squadre che hanno sempre, cioè che hanno puntato a vincere il campionato, parlo di Lavello, Bitonto, e se noi siamo lì vuol dire che anche noi siamo a loro livello. E saranno tre battaglie, tre partite difficilissime che speriamo di arrivare fino alla fine, lottando per questo playoff e riuscendo ad arrivare. Servono tre vittorie secondo te, Leo, per arrivarci? Dipende perché poi cioè, contro Lavello Bitonto sono scontri diretti, Cerignola un po' più lontana al playoff, però poi pure loro avranno dei scontri diretti, quindi penso che cioè, non so se servono tre vittorie, secondo me cioè, 7 punti ci porterebbe dentro. Sì, soprattutto se dovesse arrivare poi una vittoria, cioè due vittorie negli scontri diretti, no? Almeno una, magari col Bitonto. Vito. Leo, secondo te quest'anno il Nardò ha gettato le basi per qualcosa di importante il prossimo anno? Ne parlavamo anche con l'allenatore del Molfetta, Bartoli, perché siete squadre molto simili. Siete squadre che non siete partite con grossissime ambizioni, però comunque avete fatto un campionato importantissimo. Secondo te questo Nardò può dire la sua, magari anche il prossimo anno, per un obiettivo sicuramente più prestigioso, che è quello della salvezza, ma anche dei playoff stessi? Ma sì, secondo me la società, quello che ha dimostrato durante la stagione fino a questo momento è di essere una società ambiziosa, una società che ha voglia di crescere, ha voglia di imparare, e soprattutto una società giovane, no? Fatta di persone che hanno dei obiettivi. E secondo me partendo da questo gruppo, partendo da questo obiettivo. Non parlo di obiettivo a livello di risultato, ma come obiettivo di organizzativo, obiettivo di come idea. Sicuramente l'anno prossimo si può ambire a posizioni ancora più alte. A parte che quest'anno siamo già cioè stiamo lottando per i primi posti, ma secondo me si può ambire anche a qualcosa in più. Leo, tra l'altro con te, giusto? Perché abbiamo capito che stai bene a Nardò. Sì, no, sto bene, a parte cioè, questa annata che a livello personale non sono riuscito a esprimere al meglio, a livello, a livello realizzativo, però sì, qua mi trovo benissimo, mi fanno stare bene, cioè, la società non ci fa mancare niente e per un calciatore, soprattutto io che sono lontano a casa, sentirsi l'accoglienza, sentirsi è parte di una famiglia, è molto importante. Quindi a Nardò sto bene, poi per l'anno prossimo si vedrà. Grazie Grazie Leo, buona serata. Grazie Leo. grazie a voi, buonasera. Era Leo Granata a cui auguriamo il primo gol in campionato quanto prima, davvero di cuore. Non ce ne vogliano gli avversari che affronterà il Nardò, però insomma è un ragazzo che lo merita senza ombra di dubbio. Chiedo alla regia di andare a contattare subito il nostro prossimo ospite con cui parliamo anche di Serie D. Ti avevo fatto una domanda sulla lotta per Sì. il primato. Dicevamo vietato ai deboli di cuore. Sì, assolutamente sì. Vietato ai deboli di cuore. Io facevo anche un po' una riflessione in merito. In un certo senso, il Taranto la sta vivendo in maniera abbastanza consapevole, perché soprattutto quando il Taranto aveva conquistato un vantaggio importantissimo sulle inseguitrici, chiaramente era un po' intervenuta una sorta di pressione psicologica. Invece nelle ultime due partite ho visto una squadra convinta dei suoi mezzi, che naturalmente sperava in un passo falso del Picerno, perché un passo falso del Picerno significherebbe
che il Taranto è praticamente in Serie C, ed è chiaro che in questo momento è anche una guerra di nervi, cioè Certo. in C ci va chi sbaglia meno, però il Taranto ha 3 punti in più. E ciò significa che nel peggiore delle ipotesi, magari anche conquistando soltanto 6 punti, comunque ci sarebbe lo spareggio e non sarebbe completamente finita. È una lotta importante, il Taranto parte sicuramente favorito, il Picerno non molla perché nelle ultime 8 ne ha vinte 7 e pareggiata 1 all'ultimo secondo, Certo. quindi Col Casarano. col Casarano, quindi alla fine è una lotta importante. Però attenzione domenica perché Francavilla e Aversa sono compagini che devono necessariamente salvarsi, evitare il penultimo posto e quindi potrebbero creare particolari problemi alle due squadre candidate alla vittoria del campionato. Mister Pizzulli, buonasera. Non lo sentiamo. No, non lo sentiamo. Sì? Mi Perfetto. Ciao mister, senti buonasera, adesso? allenatore del Martina. Buonasera a tutti. Ciao Vito, Ciao, ciao ciao. mister, Grazie ciao. per l'invito. Allora, mister, noi stiamo ancora parlando un attimo di Serie D, poi ci trasferiamo sull'eccellenza. Volevamo un tuo parere su questa lotta al vertice, intanto, tra Taranto e Picerno. Beh, io ho sempre detto, ricordo la partita di andata, forse ero proprio ospite da voi, mi sembra, quando c'era Casarano, ci giocò Casarano-Taranto, mi sembra. Ho Sì. sempre detto che il Taranto era la squadra più solida del girone. Quando intendo solida, intendo una squadra a cui è difficile far gol, una squadra contro cui è difficile giocare, perché comunque, conoscendo anche il mister Laterza, insomma, una squadra, le sue squadre sono sempre compatte, sono sempre squadre, ripeto, cui è difficile giocarci contro e poi diciamo il campionato ha anche confermato questa mia idea, anche se devo dire che chiaramente il Covid ci ha messo del suo, visto che molte squadre purtroppo hanno un po' rallentato la loro marcia anche a causa di questo Covid, ma ritengo che poi in questi casi molte squadre certe volte si cercano degli alibi, però il Covid ha attaccato tutti, compreso il Taranto, e probabilmente per quello che ha dimostrato nel campionato, ritengo che il Taranto meriti ampiamente di vincere questo campionato. Poi chiaramente le ultime giornate sono sempre molto particolari, le tensioni fanno brutti scherzi, ma mi auguro per il Taranto che questo non accada. Zona playoff, mister, si è rialzato alla grande il Bitonto, che ha vinto a Casarano 3-0, tra l'altro. Sì, è che il Bitonto forse è stata la più colpita dal Covid, visto che è stata spesso ferma. E dispiace perché, a mio modo di vedere, l'organico del Bitonto probabilmente come nomi e come qualità è superiore anche al Taranto. Ecco, Bitonto, Casarano ritengono siano le squadre che probabilmente potevano fare qualcosa in più, però, ripeto, è un campionato un po'. Il Bitonto si è ripreso alla grande con la cura di anche con l'arrivo di Valeriano, che a mio modo di vedere ha fatto un gran lavoro, non era facile, però questo non sminuisce assolutamente il lavoro di Ragno, perché forse Ragno rispetto a Valeriano è stato probabilmente più colpito da questa situazione, anche perché ha cominciato molto tardi e non era facile, c'era bisogno di tempo e probabilmente non ne ha avuto tanto, però alla fine ritengo che la scelta fatta poi dalla società si è dimostrata vincente perché il Bitonto è rientrato e anche alla grande, secondo me sarà la favorita dei playoff qualora dovesse chiaramente arrivarci. Noi adesso parliamo di eccellenza, quindi io lascio la parola doverosamente a Vito Di Noi. Mister, allora il Martina è Ciao. dentro, ciao, buonasera, il Martina è dentro, anche perché la matematica non lo dice, però lo dice il fatto che ci sono scontri diretti domenica e il 6 giugno che fondamentalmente faranno perdere punti almeno ad una delle squadre coinvolte, mi riferisco alle partite Sì. del Maglie, quindi il Martina è dentro. Probabilmente il primo posto è un obiettivo sfumato perché in tutta sincerità vedo complicato un mancato successo dell'Otranto contro l'Adeghi, anche se può succedere di tutto, però volevo focalizzarmi con te sul fatto che in molti criticavano un po' la qualità del girone B e invece nel girone B tante squadre possono dire la loro. Nel girone A ne sono rimaste in lotta soltanto 3 per 2 posti, nel girone B ce ne sono sicuramente di più e tutte potranno provare a conquistare questi playoff. Vito, sono d'accordissimo, cioè, la tua domanda è chiara. Io
che comunque conosco chiaramente il Barese, essendo io di Bitonto, avendo fatto 2 anni fa la D e poi l'eccellenza col Corato l'anno scorso, avendo fatto anche molto, avendo fatto Barletta, ecco, Cerignola, piazze al nord Barese, diciamo. E probabilmente avrei avuto lo stesso pensiero, ma quando poi le vivi le cose in generale, puoi esprimere dei giudizi. Io ho vissuto questo girone, inizialmente pensavo una cosa, ma già dopo un paio di giornate, guardando partite, guardando il mercato, è un mercato, quello del Lecce, del Tarantino, del Brindisino, completamente diverso secondo me da quest'anno, dall'anno scorso, ma anche il Fasano ne è l'esempio a livello di Serie D. Non ultima il Maglie che abbiamo trovato domenica scorsa. Questo è un mercato diverso, non è un mercato dei soliti noti, tra virgolette, come dico sempre, fatto da tanti argentini, spagnoli. Noi ne abbiamo. È stato anche divertente, ecco, come allenatore, fare questo mercato diverso con giocatori di grandissima prospettiva, che sono questi argentini e spagnoli, ma se voi vedete le squadre Gallipoli, Ugento, Maglie, Matino stesso ne ha 7, 8, 9. Per noi allenatori innanzitutto è più difficile studiare le partite perché sono giocatori che non hanno un passato e che quindi non conosci bene, e poi hai queste sorprese, giocatori di grande qualità, di grande intensità. Quindi squadre, io faccio l'esempio del Maglie, il Maglie non aveva mai preso gol fuori casa, era una squadra imbattuta. Poi uno si chiede il perché, perché no, qualcuno può dire dall'altra parte sì, l'altro girone è più scarso ed effettivamente i risultati sono stati altri. Probabilmente l'altro girone si è dimostrato un attimino, visto che Manfredonia e Barletta, ecco, c'è un buco enorme anche tra le altre squadre. Invece da noi c'è grande, devo dire, risultati anche a sorpresa, proprio perché c'è grande equilibrio. Basta vedere che faccio l'esempio del Deghi che ha pareggiato a Matino 2 settimane fa, o dello stesso Racale che ha pareggiato a Sava la settimana scorsa. Tutti pensavano che il Racale, invece è vero, noi l'abbiamo battuto 4-0, ma a me ha fatto una grande impressione proprio in alcuni giocatori. Il Maglie stesso ha dei giocatori importanti che farebbero benissimo nell'altro girone. E quindi devo dire che il livello del girone, i nostri 21 punti, Vito sicuramente sa le difficoltà del Covid e delle difficoltà di alcuni infortuni di giocatori importanti che abbiamo avuto, me li tengo molto stretti. Sono 21 punti importanti in un girone difficile contro squadre ben strutturate. Mi ha fatto una grossa impressione il Gallipoli, che ha soltanto 12 punti, ma secondo me è una squadra che alla lunga, in un campionato normale, avrebbe detto la sua. Ma ce ne sono, lo stesso Matino, ce ne sono veramente tante. È un peccato che qualcuna di queste squadre non farà i playoff. A proposito di playoff, mister, Martina ci arriva da favorita. Ma noi puntiamo playoff. Avete visto il Bari ieri, avete visto il Lecce, avete visto. Non significa una squadra. Il fatto che una squadra abbia un blasone. Io ho visto ieri la partita del Bari, non significa che poi passa il turno. Quindi, se noi lo affrontiamo come stiamo affrontando queste gare, sperando chiaramente di recuperare, è inutile nascondere. Insomma, domenica non avevamo ancora, Pignataro è fuori ormai da 3 settimane per una frattura. Sono giocatori che chiaramente in un discorso playoff sono decisivi perché l'esperienza in quelle partite è fondamentale. Ma più che altro per avere la rosa, al completo, perché ormai sono diverse partite che abbiamo delle difficoltà. Solo il Ginosa un po' ha passato quello che abbiamo passato noi, il Ginosa ha mollato, noi abbiamo deciso di andare avanti nonostante molti ragazzi avessero purtroppo questo maledetto virus che per fortuna ci è andata bene, il gruppo, la rosa ha dimostrato di essere gruppo e quindi siamo riusciti comunque a fare dei punti importanti che ci hanno permesso di arrivare ai playoff. Però la nostra intenzione è quella di ancora sperare di arrivare primi, perché abbiamo l'obbligo di battere l'ultimo, il Massafra, e poi toccherà all'Otranto battere una Deghi che comunque vende cara la pelle a tutti. Quindi noi la speranza è quella di arrivare primi per poterci giocare in casa, altrimenti non è assolutamente un problema. Noi fuori casa non abbiamo mai perso, abbiamo quasi sempre vinto, quindi significa che eventualmente dobbiamo cercare di conquistarci la finale secca poi fuori casa. Sappiamo quelle che sono le nostre qualità e cercheremo di metterle in campo nelle partite ancora che verranno.
C'è un'altra domanda da Vito? Sì, mister, mi pare di capire comunque che non avete grossissime problematiche, nel senso chiunque affronterete playoff per voi va bene, l'importante è che il Martina giunga poi alla finalissima con la vincente dell'altro girone. Però ecco, sarebbe bello, tra virgolette, avere anche una sorta di rivincita sportiva contro l'Ugento, perché forse l'Ugento vi ha fatto proprio capire che non sarebbe stato semplice, e difatti da lì è partito un altro campionato per il Martina. Sì, noi abbiamo perso quella partita facendo gli ultimi 20 minuti peggiori della mia gestione, dove anche io ho detto ai miei ragazzi dove non riconoscevo la mia squadra, perché le mie squadre a livello caratteriale non devono mai avere, soprattutto a livello caratteriale, quindi anche in partite dove ti va storto qualcosa, perché in quella partita, come voi ricordate, avevamo il rigore. Potevamo vincerla con un rigore poi sbagliato e dopo un minuto abbiamo preso un gol da 40 metri con un tiro da una punizione splendida. C'era un vento fortissimo che si infilò sotto il set, un episodio che ci condannò, però poi negli ultimi 20 minuti noi non riuscimmo a creare nulla, e merito anche dell'Ugento, ci mancherebbe altro, che onestamente nel primo tempo dominammo, nel primo tempo avemmo la possibilità, potevamo fare più di un gol, non l'abbiamo fatto, poi il calcio ti punisce. Però quella gara, come dici tu, ci è servita di lezione. Io avevo chiesto ai ragazzi, anche se poi da lunedì ci ritrovammo con 7 ragazzi col Covid, partì un altro tipo di problematica, però avevo subito chiesto di prendere quella partita come esempio, ed effettivamente così è stato. Per noi è stato un esempio dove poteva essere anche una semifinale, può succedere di tutto in una partita secca, come è successo con la partita, rigore sbagliato, poi addirittura la perdi, e da quell'episodio siamo partiti per ricominciare un percorso che ci doveva riportare immediatamente al raggiungimento dei playoff nel più breve tempo possibile. Così poi è stato, insomma, riuscire a conquistare i playoff a 2 partite alla fine, con una sosta anche da fare, quindi era il massimo che potevamo chiedere. È chiaro che arrivare ai primi sarebbe il top, però ripeto, io, venendo anche da alcune esperienze, dico sempre che poi nelle gare secche tutto può succedere, non esiste la più forte, la più debole, esistono anche degli episodi che devi far girare dalla tua parte. Però ecco, ritrovare l'Ugento è l'unica sconfitta che abbiamo fatto, insomma, in queste partite, quindi in queste 11 partite finora, quindi per noi sarebbe anche la possibilità, ecco, di rimettere a posto delle delusioni che abbiamo avuto in quella gara. Grazie mister, buona serata e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buona serata anche a voi. Ciao mister, grazie. Allora, noi siamo arrivati alla fine, ricordiamo che domenica ore 16 la partita del Taranto sarà visibile su Antenna Sud 85, anche perché adesso ormai penso che adesso si appassioneranno tutti alla Serie D, perché gli altri campionati sono finiti, non ci sono più pugliesi in gioco. Sì, quindi, infatti. È il nostro momento. È quello. Guarda, che... io mi auguro, ovviamente da pugliese, è rimasto soltanto il Taranto che, certo, può regalarci questo salto di categoria, quindi mi auguro che ce la possa fare, e poi per l'eccellenza, che ne sono tutte pugliesi, certo, quindi per noi una vale l'altra, è chiaro. Anche perché, tra l'altro, è stato un anno nel quale, almeno per quello che ho visto proprio come stagione, la Puglia ha regalato tantissime soddisfazioni negli altri sport, molto poche nel calcio, almeno per il momento, perché sai, altri sport, in ultimo Benedetta Pilato, la Prisma, l'Eppi Casa Brindisi, lo scudetto di pallamano che torna in Puglia dopo 10 anni con Conversano che vince, è stata veramente una stagione, ma anche ancora nella pallavolo in Atrega Latina che ha fatto un campionato straordinario. È stata veramente una stagione importante da questo punto di vista, ci sono già tanti qualificati per le Olimpiadi di Tokyo in Puglia, però nel calcio ci è mancata quella vittoria che invece... Esatto. Ecco, adesso auguriamo invece al Taranto. Grazie Vito Di Noi per essere stato... Grazie a te Giuseppe, grazie. Come mille. Sempre, nostro ospite. Grazie a Gianfranco Melillo in regia, grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo come sempre giovedì prossimo, stesso posto. Stesso campionato, stessi campionati e ovviamente partite e temi diversi. Ciao!